Buonasera e bentrovati a Carmignano in Forma, la nostra rubrica dedicata al comune di Carmignano, dove anche per il 2021 sarà attivo lo Sportello Verde, un progetto che ha come capofila la Proloco e mandato avanti grazie anche all'impegno del biodistretto del Montalbano. Gli obiettivi sono la valorizzazione dell'agricoltura biologica e appunto del biodistretto. Dopo il riscontro positivo del progetto Carmignano 2020 Rigenerazione Agricola e Tutela Ambientale, è stato rinnovato per il 2021 lo Sportello Verde di Carmignano, progetto che ha come capofila la Proloco e l'impegno diretto del biodistretto del Montalbano. Il progetto persegue un percorso di tutela ambientale e di valorizzazione dell'agricoltura biologica già intrapreso dall'amministrazione comunale. Lo Sportello Verde è seguito da un agronomo specializzato in programmazione aziendale, promozione del territorio e consulenza sull'uso razionale dei prodotti fitosanitari sarà sempre a disposizione delle aziende agricole del territorio comunale per coordinare o gestire la realizzazione di interventi mirati. Carmignano si conferma il primo comune come superficie agricola biologica con quasi il 49% rispetto ad una media regionale che non arriva al 20%. In questa direzione lo Sportello Verde andrà a sostenere ancora di più la conversione, la transizione ecologica del nostro territorio, fornendo un supporto diretto a tutti quei piccoli e medi agricoltori, da un punto di vista sia agronomico che agrotecnico, tutti quegli agricoltori che intendono appunto avviare una conversione verso la coltura biologica, biodinamica o naturale. Avrà un ruolo importante anche su altri due temi: la costituzione del distretto biologico, seguendo la legge regionale 2019, ma anche supportare la sinergia fra le aziende del territorio e l'azienda pubblica qualità e servizi con la mensa. Quindi poter portare i prodotti del nostro territorio anche sulla tavola dei nostri ragazzi e ragazze a scuola. Tra i punti cruciali del progetto risalta anche il proseguimento delle esperienze dei corsi didattici sulla costruzione dei muretti a secco inerenti al progetto Ricostruiamo la campagna giardino. Non mancano le attività di promozione per la tutela dei boschi e di valorizzazione delle aree naturali protette di interesse locale, oltre all'affiancamento nei rapporti che il comune mantiene con le università e gli enti di ricerca nel campo agricolo e fitopatologico. Si tratta del terzo anno di attività dello Sportello Verde. Ha agito fornendo la massima assistenza in modo gratuito a tutti gli agricoltori che ne intendevano fare parte, ma anche fornendo informazioni in modo generico sui bandi, sulle opportunità, politiche di monitoraggio, ad esempio sulla mosca olearia, su attività da fare di gruppo. È stato realizzato l'Atlante delle colture e delle coltivazioni, quindi una mappatura di tutte le opportunità enologiche, agricole e turistiche del territorio. Quindi ha agito nel fare comunità e nel supportare in modo gratuito ma attivo la conversione sostenibile di Carmignano. E adesso apriamo la pagina dedicata al ciclismo. Il 19 giugno arriva a Carmignano il campionato di ciclismo Under 23, partenza prevista da Baccereto. L'arrivo è a Seano con passaggio da tutte le frazioni del comune e dai territori dei comuni limitrofi, Signa, Poggio a Caiano e Quarrata. Presentato nella ridente frazione di Baccereto, il campionato italiano Under 23, grande evento legato al mondo del ciclismo, con un progetto nato proprio col comune di Carmignano e con tutti gli enti nel 2018. Finalmente siamo arrivati al momento della verità. Comincia il conto alla rovescia da qui al 19 giugno, ma la macchina organizzativa è già a lavoro da tanto tempo, con l'amministrazione comunale chiaramente davanti a tutti, perché questo evento è cominciato nel 2018 con il sindaco Prestanti, ma in particolar modo con il lavoro svolto dall'assessore Ceccarelli. Finalmente siamo arrivati al traguardo, comunque iniziamo a vederlo, siamo tutti contentissimi, ma abbiamo anche una grande tensione addosso. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, dalla Regione, il Presidente Gianni e la consigliera Bugetti, a tutti loro che sono una grandissima famiglia che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato tantissimo perché questo si concretizzasse.
Grande, grande la soddisfazione per Luciano Lenzi, storico organizzatore del Giro del Montalbano, 65 edizioni con questo campionato italiano, le ha viste e tutte, un premio alla carriera, una persona che ha sempre amato fortemente il mondo del ciclismo. Non credevo di arrivare a fare la 65esima edizione, quindi sono orgoglioso della collaborazione dei miei concittadini e si spera di fare tutte le cose per bene e venga il risultato una grandissima corsa come è giusto che sia perché è il campionato italiano. Sarà una giornata speciale anche per la Polizia Municipale locale che però sta già lavorando da tempo, come ci spiega il comandante Palagini. Sì, infatti il percorso è molto articolato e occupa tantissime strade del nostro territorio comunale, anche strade molto tecnicamente piuttosto difficili, immagino per i corridori. Abbiamo schierato sulla strada, su impostazioni fisse, tantissimo personale ASA, tantissimo personale volontario. L'organizzazione al momento è stata impeccabile perché abbiamo già fatto più volte dei giri sul territorio per verificare qual era il percorso migliore e la situazione migliore da affrontare. Avremo una partenza qui da Baccheretto ma un arrivo direi altrettanto spettacolare su Seano, sulla via Levi, dove questo rettilineo darà proprio spettacolo immagino alla corsa stessa. E l'impegno della Polizia Municipale è di tutto il personale sarà in servizio e tutto il personale sarà a disposizione per eventuali criticità. Per chi ama il ciclismo, per chi ama il territorio, l'appuntamento è imperdibile il 19 giugno, tutti nel comune di Carmignano. Al termine di una pedalata partita da Prato e terminata a Carmignano, sabato 5 giugno è stato svelato il murales dedicato a Giovanni Iannelli e realizzato dall'artista Gnob. Sabato 5 giugno 2021, un pomeriggio di grande cordoglio a Carmignano, inaugurato il murales che ricorda Giovanni Iannelli, lo sfortunato ciclista pratese scomparso nel 2019 durante la gara ciclistica a Molino dei Torti in provincia di Alessandria. Una folla composta, un grande cordoglio, una grande commozione per ricordare questo straordinario ragazzo, un'opera fortemente voluta dal comune di Carmignano con il sindaco Prestanti in prima linea. Sì, una giornata veramente particolare che ti tocca al cuore. Come abbiamo detto, una giornata in cui si ricorda una tragedia immane, ma in cui si recupera anche l'umanità del ciclismo. L'umanità che si recupera in due parole. Il primo è quello della verità sui fatti di quello che è successo, perché morire così giovani in un incidente all'interno di una gara, di una competizione, dovrebbe essere protetta, è un qualcosa che veramente lascia un dolore incredibile. L'altro tema è quello della sicurezza. Il ciclismo, prima di essere competizione, prima di essere uno spettacolo, deve essere sicurezza. Cioè, quindi qualsiasi gara o evento si organizza, il tema della sicurezza per i ciclisti deve essere un tema fondamentale. Quindi questo murales ci ricorderà, e Giovanni ci ricorderà, l'importanza di richiedere la verità su questo caso e l'importanza della sicurezza nello sport. Tante personalità, tanti amici, pedalatori, appassionati e di ciclismo, chiaramente poi in prima linea la famiglia, la presenza dell'ex campione Daniele Bennati, insomma un qualcosa che ha lasciato il segno per pedalare in sicurezza alle gare ciclistiche e non solo, è questa la missione che sta portando avanti la famiglia Iannelli e in particolar modo, è chiaro, il papà Giovanni. È una cosa molto, molto bella, molto significativa, alla quale io e tutta la famiglia ovviamente tenevamo in maniera particolare, quindi devo ringraziare davvero dal profondo del cuore il comune di Carmignano, in persona del sindaco, l'assessore Ceccarelli, la Stella, come la chiamo confidenzialmente, e anche tutti i carmignanesi che hanno accolto molto volentieri questa iniziativa, la realizzazione di questa vera e propria opera d'arte.
d'arte, che è stata fatta, come dicevo, da un artista eccezionale, Edoardo Buccianti, in arte Gnob, che in questo caso più che il pennello ha usato il cuore. L'opera raffigura una delle più belle vittorie ottenute da Giovanni Iannelli nel 2014 da Junior alla Coppa Fiera di Signa, raffigurato in maglia azzurra, perché il giovane sfortunato pratese in maglia azzurra aveva disputato tante competizioni importanti a livello internazionale. Per la cronaca, la pedalata è partita dal Duomo di Prato, di fronte alla casa dove viveva Giovanni e purtroppo nella cattedrale dove ha ricevuto l'ultimo saluto. E per questa puntata è tutto, Carmignano in forma torna tra 2 settimane, sempre di lunedì alle 20:05. Grazie per averci seguito, buona serata.